Ecco, registrazione partita. Allora, due disclaimer che sono sempre i soliti. Il primo e il più importante di tutti: nessuno di noi è un PFA, un Personal Finance Advisor. Di conseguenza, qualunque cosa, qualunque notizia, qualunque informazione che viene data all'interno di questo corso non ha nessuna valenza dal punto di vista finanziario, il che si traduce in: se decidete di investire in Evergreen Coin e perdete tutti i vostri soldi, non è colpa nostra. Questo è importante dirlo, perché dato che si parla di temi economico-finanziari, è anche facile che magari qualcuno voglia dire i soldi su quella parte. Non è. Il secondo disegno è che anche abbiamo avviato la registrazione, quindi è registrata, che sarà utile ai soci, bisogna vedere per chi come vedere poco, sta vedersela nei prossimi giorni. La registrazione, per come ha fatto Google Meet, funziona in modo che chiunque interviene o ha la webcam accesa viene registrato. Di conseguenza, se non volete essere comparire nel video o essere in qualche modo listati, è sufficiente che teniate webcam e microfono spenti, e a questo punto non vi sarà memoria di voi. Detto questo, ringrazio ancora una volta i nostri relatori, in particolare Roberto, che questa sera ci farà la seconda puntata del corso Crypto, dove andremo a mettere fisicamente le mani su uno smart contract. Io, giusto per fare l'abbuffino, vi ho già messo in chat il mio indirizzo, quindi se volete darmi dei token retro, anche se non sarò presente, ben volentieri. E Ecco, detto su questo, passo la BSC parola lo a Roberto. Sì. Buono. faremo, sì. Tu ce l'hai già, va bene, MetaMask switch dall'uno all'altro. BSC L'unica cosa, Tether. sì, metti in chat il link del token. In modo che così chi vuole aggiungere la MetaMask lo può aggiungere. Certo, sì, poi lo spiegherò bene come fare questa operazione dell'aggiungere in MetaMask il contratto, assolutamente sì. Volentieri. Detto Bene, bene. questo, Grazie Luca della passo la intro. parola. Grazie a te. Io rimango ancora un po', poi quando ahimè devo lasciarvi, scompaio in sordina. Ciao a Ok, tutti. perfetto. Grazie Luca, perfetto. Bene, ciao a tutti, benvenuti. Allora, oggi riprendiamo i passi della volta precedente e ripartiamo con il nostro bel approfondimento sul tema della scrittura di uno smart contract, in particolare lo smart contract di un token e di un token con standard ERC20. Quindi ditemi se mi sentite bene, spero di sì, sono collegato con una banda abbastanza buona, però sentivo Luca un po' a strappi, non so se ero io o era lui, quindi vi faccio la domanda proprio per Io capire. sento bene. Ok, perfetto, va bene, ottimo. Allora, attivo la condivisione di schermo. Ok, presentazione dalla diapositiva corretta. Ok, ditemi se vedete anche la diapositiva. Sì. Bene, perfetto. Allora, questa è una diapositiva dove non ci eravamo già soffermati nel momento dell'intro, della settimana scorsa. Ritorno su un paio di concetti molto importanti che oggi ci serviranno per poter, fare, l'esperimento che tenteremo di fare assieme. Il mio obiettivo è quello di scrivere con voi, questo smart contract, di metterlo all'interno della blockchain, una blockchain BSC, quindi una blockchain che non è Ethereum per una questione legata poi all'oggetto che utilizzeremo per fare un test anche di scambio tra token, del token che noi andremo a realizzare. Tutto quello che faremo non lo faremo su una rete, diciamo mainnet, quindi una rete effettiva, ma faremo tutto in testnet, quindi in un ambiente di test dove anche voi poi una volta diciamo visti
questi esperimenti che stiamo facendo questa sera, visto questo coding di smart contract, potrete farlo a casa vostra senza spendere nulla, ma semplicemente divertendovi a costruire il vostro smart contract, caricarlo sulla blockchain ed utilizzarlo. Allora, diciamo che uno dei prerequisiti, come dicevo, è il MetaMask, quindi è il wallet che utilizzeremo per fare queste operazioni, e l'altro componente importante è l'IDE di programmazione che andremo ad utilizzare. Io adesso farò la prima volta questo progetto, lo diciamo scriverò in modo autonomo rispetto a voi, poi vi chiederò di provare anche voi a utilizzare questi tool e a diciamo disegnare il vostro token andando a modificare un sorgente che vi metterò a disposizione in chat, anche perché la cosa bella di questo progetto è che il codice sorgente di un token non è una cosa così importante e voluminosa dal punto di vista del codice sorgente. Dal punto di vista di quello che andremo a vedere oggi, sarà la scrittura di un token ERC20, dove avremo a disposizione alcune funzioni di base, che sono, per chi non c'era la volta scorsa, la funzione total supply, che è una funzione che ritorna la quantità di unità di quel token disponibile all'interno di quello smart contract, il bilancio, quindi la possibilità di verificare degli utenti che hanno iniziato a negoziare quel token, quanti di questi smart contract hanno, e proprio nella sperimentazione che faremo dopo, una volta scritto lo smart contract, vi chiederò di scrivere in chat il vostro indirizzo in testnet BSC, in modo tale che io poi potrò mandarvi una parte dei token che io ho all'interno dello smart contract che creerò questa sera. E poi abbiamo, diciamo, la funzione di trasferimento, che è quella più importante dal punto di vista proprio della possibilità di prendere una parte, diciamo, dei token che stanno all'interno di questo smart contract e girarlo all'utente designato, sempre attraverso MetaMask. Tutto avverrà attraverso MetaMask, e avremo poi delle funzioni come le funzioni approve, che sono la funzione che approva la possibilità che un altro smart contract possa utilizzare il token. Quindi di base quello che diciamo è l'ossatura di un token ERC20 sono appunto queste funzioni e questi metodi che abbiamo a disposizione. Ogni token che andremo a costruire all'interno della blockchain e a programmare ha un suo nome, ha un suo simbolo e un numero di decimali che va definito proprio per via della standardizzazione. Ogni volta che si eseguono alcune funzioni, come ad esempio il transfer e l'approval, lo smart contract genera degli eventi sulla blockchain che possono essere visti e che certificano il fatto che un trasferimento sta avvenendo o è avvenuto e un'approvazione dell'uso di questo smart contract è avvenuta o sta per avvenire. E quindi vedremo bene anche tutta questa parte di debug. Perfetto. A questo punto io direi passiamo direttamente al codice e vi inizio a mostrare quello che è l'IDE che useremo questa sera. Ditemi se vedete correttamente il mio schermo. Lo vedete? Sì, vediamo. Ok, perfetto. Sì. Allora, vedo. Questo IDE è raggiungibile, potete provare anche voi a caricarlo sul vostro browser, è raggiungibile all'indirizzo remixethereum.org. È proprio un tool che è stato, diciamo, confezionato dagli sviluppatori del progetto Ethereum. Magari lascialo in chat, che così rimane anche... Lo metto in chat, infatti, se guardi l'ho scritto, che così
Perfetto. Quindi vi descrivo brevemente le varie componenti di questo tool. Quindi abbiamo il tool che è costituito da una finestra centrale, principale, dove è possibile inserire il codice, un workspace dove è possibile andare, diciamo, a creare delle sottocartelle all'interno delle quali io posso mettere diverse parti del codice. Quello che noi facciamo questa sera è un codice abbastanza semplice, ci basta un solo file. In questo caso questo file si chiama retvsc.sol. .sol è, diciamo, la desinenza del nome del file che descrive che questo è un file in formato Solidity, essenzialmente. Qui abbiamo il codice che ho già inserito e scritto all'interno della piattaforma e oltre a questo file, questa zona di file explorer che è contraddistinta da queste iconcine con il doppio foglio appaiato, ho altre icone che aprono altre tab dell'IDE. In particolare ho quella del compilatore. Il compilatore è appunto il compilatore di linguaggio Solidity. All'interno, diciamo, di questa prima text box di combo box di selezione, io posso scegliere che versione di compilatore utilizzare. Le versioni si susseguono al ritmo frenetico, tutto il sistema è open source, quindi a quel link che vi avevo già lasciato la volta scorsa è possibile andare a vedere gli aggiornamenti di questo linguaggio. Noi utilizzeremo per questo codice la versione 0.6.12 o superiori. Il linguaggio è Solidity, posso attivare la funzionalità di autocompile e di ottimizzazione ed eventualmente anche cancellare gli warning che vengono generati quando io faccio la compilazione. Qua sotto poi ho, diciamo, la possibilità di selezionare il mio contratto, quindi noi dovremo andare a vedere, a selezionare il contratto retro VSC.sol, e che sarà poi il contratto che verrà correttamente compilato. Ecco, quando si farà questa operazione, voi dovete sempre fare molta attenzione, siccome il compilatore vede tutti i file presenti nel workspace, di selezionare il file che vi interessa. Esiste poi la possibilità di pubblicare questo source non solo, diciamo, sul vostro PC, ma anche all'interno di alcune reti distribuite, come l'IPFS oppure la rete Swarm, che sono praticamente una sorta di rete peer-to-peer su cui vengono pubblicati su delle reti distribuite dei file che poi possono essere, diciamo, utilizzati da computer collegati in rete senza dover avere a disposizione questo file sul proprio computer. Questa rete, la IPFS, la Swarm, è anche quella rete a cui normalmente puntano gli smart contract legati al mondo degli NFT. Quindi praticamente quelli che sono i file multimediali che collegano gli NFT sono poi file che vengono uploadati su queste reti distribuite per dare garanzia di disponibilità anche nel caso in cui alcuni dei nodi vengano a mancare. Di solito questi file vengono replicati su diversi nodi in cui è possibile ottenere la stessa informazione. Abbiamo poi la parte legata al deploy sulla rete, questa è quest'altra iconcina che è l'iconcina di Ethereum e noi qui praticamente abbiamo la possibilità di fare poi il deploy dello smart contract direttamente sulla blockchain. Esiste poi anche la possibilità di fare debugging e di fare delle analisi e di entrare nel dettaglio anche, diciamo, di tool di testing dello smart contract man mano che uno sta a costruire e sviluppare questo smart Intanto ti contract. fermo. Sì? Io ho solo tre icone, non ne ho tutte quelle icone lì. Me
la mia toolbar. Quanti, fino a quale arriva? Fino a quella della cripto. Fino a quella bianca, quella diamante. Quella del deploy? Quella del deploy? Quella del deploy. Che cosa state, cosa state usando? Come Chrome. Brave. Sì, ma è proprio così che mancano le ultime. Io l'avevo già visto precedentemente. Hai fatto qualche dovuto registrare qualcosa del genere? Guarda, non lo so, perché io le uso da molto tempo e le ho sempre viste tutte. Io le ho tutte. Ma io non le so usare. Voi avete anche MetaMask attivo, magari? Non è che magari... Non è collegato. Sono dei moduli aggiuntivi. Se andate su dove c'è la rotellina in basso... Ah, ok, sì, questa. Tipo il debugger è l'iconcina con su... No, scusate, la forma di... Non l'ingranaggio, la spina. Questo. Okay. Il debugger è quello con la... Il debugger, okay. Vedi che tu ce l'hai attivo. Poi è attivo anche Solidity Compiler, ce l'abbiamo già tutti. E gli unit testing magari manca gli altri. Sì, ecco, diciamo che comunque sì, si può nel plugin attivare, io probabilmente l'ho attivato facendo vari corsi, non mi ricordavo più, giustamente Riccardo è attentissimo a queste cose, grazie Riccardo. E effettivamente sì, qui ci sono una serie di plugin abbastanza importanti che possono essere utilizzati per tutta una serie di funzioni aggiuntive. Non volevo entrare nel merito anche di questi plugin, perché per questa sera ci bastano le prime tre icone essenzialmente. Questi sono tutti plugin che servono negli sviluppi più evoluti di smart contract complessi, dove magari serve anche fare del debug, dove serve interfacciarsi a qualche altra piattaforma, tipo qui c'era l'ETH Doc Viewer, l'Etherscan Contract Verification, piuttosto che il Gas Profiler o l'Hard Ad Provider. Sono tutte cose che possono aiutare poi dopo in una fase successiva di sviluppo dello smart contract. Scusatemi, posso dire una cosa? Certo, se voi andate dove c'è l'iconcina, quella blu, con la cuffia, sì? Cliccate su quella. Sì? Ecco che avete la possibilità di inserire le varie plugin. Solidity, Stene, Starknet. Dove c'è More, ci sono anche le altre. Sì, sì. Sì, ho lì o sul tastino di plugin, assolutamente. È un tool veramente molto, molto bello, perché dal punto di vista del, diciamo, almeno io l'ho trovato molto comodo rispetto ad altri tool, perché ti consente di sviluppare completamente il ciclo di programmazione di uno smart contract senza dover installare nessun tipo di applicazione sulla tua macchina essenzialmente. Questo è un po' un vantaggio non banale da questo punto di vista. Ok, quindi torniamo un attimo indietro e torniamo alla parte legata al codice. Io adesso vi descrivo brevemente, magari posso fare un copia e incolla di questo codice e ve lo mando gradualmente all'interno poi della chat, in modo tale che poi anche voi potrete diciamo iniziare a provare delle compilazioni. Di base questo codice, in realtà vi giro anche un link che avevo già preparato e che è questo qua. Ok. Questo. L'ho messo in chat.
anzi andiamo a fare un giro su questo link, così vi faccio vedere dove potete trovare il codice che usiamo questa sera. Ci siete? Sì. Vai. Ok, allora diciamo che il codice che vedrete che ho compilato questa sera lo trovate qui a partire da questo punto. Sample Fixed Supply Token Contract. Questo enbitcoinwiki.org è una sorta di wiki per tutto il mondo Bitcoin e cripto, dove si possono trovare tante informazioni proprio relative alla programmazione di smart contract e di tutto l'ecosistema di DeFi in generale. Ok? Quindi questo è tutto il codice che implementa il token. Come vedete sono soltanto 230 righe, che diciamo sono un numero estremamente limitato rispetto alla potenzialità. Se voi immaginate che questi token possono gestire migliaia o milioni o miliardi di dollari, di euro, cripto, vi rendete conto come tutto ciò avvenga all'interno di un codice tutto sommato molto compatto e anche molto semplice da capire. Questo linguaggio Solidity è un linguaggio che deriva dal JavaScript, quindi se avete esperienza con JavaScript o comunque in generale con i linguaggi di programmazione non dovreste avere grandi problemi a capire quello che sta scritto all'interno di questo codice. Quindi la prima cosa importante da dire al compilatore è sicuramente la versione di Solidity che si impiega all'interno del codice. All'inizio noi troviamo subito implementata questa libreria, che come vedete è una libreria che semplicemente fa operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Questa libreria che si chiama SafeMet è una libreria che è nata essenzialmente per questioni legate all'hacking di questi smart contract. Infatti, utilizzando diciamo le funzioni normali non SafeMet all'interno del codice, è successo in diverse occasioni, specialmente all'inizio, che si sfruttassero dei concetti di overflow per andare a diciamo a guadagnare la proprietà di token sfruttando queste vulnerabilità dello smart contract. Utilizzando SafeMet questa cosa è stata limitata ed è stata gestita in maniera opportuna, in modo tale che lo smart contract, e poi lo vedremo nei passi successivi, per ogni operazione che va ad eseguire di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, usa quella libreria e non usa i classici operatori che si usano normalmente anche in JavaScript. Oltre diciamo alla dichiarazione di libreria, che può essere anche un'inclusione, mentre qua è una libreria che viene scritta all'interno del codice, quindi compilata, ecco, questa cosa ve la dico perché mi è capitato in diverse occasioni di vedere degli include magari di file che stanno su IPFS. Quindi questi file in IPFS vengono inclusi in una libreria che apparentemente sembra corretta, in realtà è una libreria che un hacker ha messo online a disposizione di tutti, dove magari all'interno del codice ad un certo punto fa un richiamo di una funzione che è scritta all'interno di IPFS, che esegue un passaggio netto tra il tuo wallet e il suo wallet dei soldi che tu cerchi di far girare sullo smart contract. Sono veramente delle, diciamo, degli approcci molto goffi, che però sono molto frequenti, specialmente per chi non è avvezzo a capire che cosa sta facendo. Quindi uno dice, ah no, uso questo smart contract che ho trovato in rete, mi sento figo perché ho capito come funzionano, benissimo, lo carico, lo eseguo, ci metto sui miei soldi e diventano il doppio. Questo di solito è il metodo per incasinare le persone e trafugare soldi del malcapitato. Quindi quando voi prenderete in mano uno smart contract, andate sempre a vedere bene
come è scritto il codice, se ha delle inclusioni, se le inclusioni sono inclusioni safe oppure no. Qua lo vedremo più avanti. Adesso qua l'obiettivo è soltanto codificare un ERC20, non è quello di imparare la programmazione smart contract. Queste sono delle piccole regole che è meglio imparare fin da subito per evitare spiacevoli sorprese. Dopo le librerie si inizia a definire l'interfaccia, quindi interface, nome dell'interfaccia, e per interfaccia si intendono i vari metodi, le varie funzioni che io ho a disposizione, che sono quelle che vi ho descritto in precedenza. Vedete che qui abbiamo queste funzioni e abbiamo gli eventi. Quindi gli eventi verranno triggerati nel momento in cui io eseguo una funzione. Se eseguo una funzione di transfer, mi verrà triggerato un evento transfer. Se eseguo una funzione di approve, mi verrà triggerato un evento approval. Ok? Bene. Qui inizia l'implementazione del codice, mentre qui avevamo, diciamo, semplicemente la descrizione delle interfacce. Qui inizia l'implementazione del codice. Abbiamo anche qui un'altra dichiarazione che è in questo caso di una funzione di callback sullo smart contract. E in questo caso questa funzione di callback diciamo è prevista per alcune funzionalità particolari di prestito di smart contract che vengono usate per fare dei prestiti, ed è una funzione che è richiesta in questo caso. All'interno degli smart contract, quando si fa il minting, si fa il deploy di uno smart contract, viene sempre definito un owner dello smart contract. L'owner normalmente di uno smart contract è chi fa il primo deployment di quello smart contract sulla blockchain. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io voglio creare il mio token, benissimo, io vengo identificato dal mio wallet, ok? In questo caso l'indirizzo del mio wallet è questo, e quindi quando io andrò a fare il deploy del mio smart contract e quindi del mio token sulla blockchain che io vado a definire, sarò io l'owner, e all'interno del campo owner, come vedete in questo caso, io ho le due variabili owner e new owner, perché io posso anche avere una funzione che mi fa il trasferimento dell'owner. Io praticamente, quando creo lo smart contract con un costruttore, ricevo diciamo l'indirizzo tramite questa variabile standard che si chiama message sender, che contiene il mio indirizzo, e questo indirizzo viene messo all'interno della variabile owner. Questa variabile owner è molto importante perché lo smart contract in genere funziona nello stesso modo per tutti gli utenti che scambiano i token, mentre l'owner può avere delle funzioni particolari all'interno del token stesso, come ad esempio la possibilità di fare il trasferimento di owner, oppure in alcuni casi alcuni token consentono il burn, diciamo, dei token all'interno della disponibilità della total supply. Perché consentono il burn? Per diminuire la possibilità, per diminuire il numero di token e quindi far aumentare di conseguenza il valore del token stesso. Vai Dino, se vuoi dire. Ma quando tu hai detto che nel momento in cui tu lanci lo smart contract automaticamente viene messo lì il tuo indirizzo, o lo devi scrivere proprio nel codice, quindi tu vai al posto della parola owner che hai evidenziato in questo momento, ci copi già dentro il tuo indirizzo che vai a recuperare da MetaMask? No, assolutamente. L'owner, allora, perché diciamo che la blockchain è un qualcosa di molto simile alla memoria di un microprocessore. Non so se voi avete mai programmato i microprocessori, però la memoria di un microprocessore, o comunque una memoria flash o ROM, ha gli indirizzi che ti indicano esattamente la locazione di memoria, e tu in ogni momento sai qual è
la locazione del program counter del programma che viene eseguito. In realtà, quando tu fai l'operazione di deploy, questa operazione deploy in barra minting passa alla funzione che crea l'istanza del tuo token sulla blockchain il tuo indirizzo. E l'ERC20 non vuole assolutamente che tu metta un hardcoding di un indirizzo, perché proprio in quel caso, ad esempio, un hacker ti dà uno smart contract dove l'owner ha dentro un indirizzo fisso, vuol dire che sì, sei tu che fai il minting in quello smart contract, ma già perdi il possesso del controllo dello smart contract nel momento in cui fai il minting. Non so se è chiaro il passaggio. Sì, perfetto. Quindi automaticamente quando tu lancerai questo smart contract, lui si pesca il tuo indirizzo e lo scrive lì dentro. Quindi non devi modificare il codice ogni volta. Allora, io non lancio lo smart contract. Immaginati proprio che hai una EEPROM, faccio un esempio, io ho un EEPROM e scrivo nella EEPROM il mio programmino dall'allocazione di memoria di partenza fino alla fine dei byte dello smart contract stesso. Quindi io l'operazione che faccio di deploy è un'operazione di scrittura. Perché di scrittura? Perché lo smart contract non è modificabile. Cioè, il grosso problema di un programma non è che tu fai partire un programma che va in RAM e poi lo killi e lo fai partire un'altra volta ed è sempre in RAM. No, tu semplicemente scrivi questo smart contract all'interno della flash che è la sua blockchain e questa blockchain avrà per sempre il suo smart contract all'interno. L'unica cosa che ti identifica dov'è quello smart contract è l'indirizzo in cui tu sei andato a scrivere il tuo smart contract. La stessa cosa vale nell'ottica delle variabili legate agli wallet. L'owner è una variabile all'interno che punta ad un indirizzo di memoria all'interno della blockchain che è un indirizzo immutabile, ok? Quindi diciamo che è la blockchain che ti dà la garanzia che quello che fai nessuno te lo può modificare come prima cosa. E come seconda cosa, che se tu vai lì e esegui quel contratto anche tra 50 anni, sarà sempre lì, non sarà da un'altra parte, perché è l'indirizzo di memoria della blockchain che ti identifica dov'è che tu hai fatto il primo deployment del programma. Non so, questa cosa è fantastica per uno che ha programmato microcontrollori perché la capisce al volo, cioè, o comunque che ha programmato in linguaggio macchina a basso livello. È praticamente quello che si faceva negli anni 80 e 90 per programmare la flash o la prom del Commodore 64 e per metterci sul programma e eseguirli in ROM. È la stessa identica cosa, solo che è dentro una blockchain, è una cosa bellissima, ecco, da questo punto di vista. Roberto, la linea 89 c'è un sottolineato punto e virgola, che significa? È praticamente questo, vedi, modifier only owner, e qua questo only owner vuol dire che tu aggiungi, diciamo, la dicitura accanto, ad esempio, a questa funzione, dove io dico public only owner, vado a recuperare e aggiungere questa riga. Ok, quindi per semplicità ci sarà solo questa dicitura, ma praticamente come se io scrivessi al posto di quella dicitura questo required message sender uguale a owner e questo underscore punto e virgola vuol dire che è finita la riga, cioè che è finito il pezzo di codice che viene identificato come only owner. Non so se è chiaro. Sì, ho capito più o meno. Cioè è come se io qua, dove c'è only owner, copiassi questa cosa, il risultato è lo stesso, solo che a livello di pulizia di codice è più semplice mettergli solo only owner anziché metterci tutta sta roba qua. Dovrei scriverla così, hai capito? Ok. Ecco, e la cosa importante è anche questa, vedi, questo function transfer ownership address payable e new owner. Cosa vuol dire? Qui ci sono alcuni altri concetti importanti. Quindi abbiamo detto il costruttore di base, quando tu, cioè il costruttore viene richiamato nel momento in cui tu vai a istanziare sulla blockchain lo smart contract.
questo costruttore riceve l'indirizzo della proprietà da chi effettivamente sta facendo questa operazione di deploy, e poi dopo si iniziano a descrivere invece le funzioni disponibili, che sono funzioni però in questo caso legate soltanto all'owner. Poi lo vedremo, perché possiamo, abbiamo un'interfaccia che ci consente di eseguire lo smart contract, ma essenzialmente questa funzione la può eseguire soltanto chi è l'owner dello smart contract. Gli altri non sono in grado di eseguirla perché non sono owner. Okay? In questo caso la funzione che può eseguire l'owner è quello di passare lo smart contract a un altro owner. E questo è importante, perché se tu hai dei token, i retro token che gestisce l'associazione, è l'associazione, il presidente dell'associazione che è l'owner di quel token, ok? Inizia la distribuzione, ma se un altro esegue la funzione transfer ownership, non è che un utente qualsiasi si accredita lui come proprietario di quei token, perché sennò diventa proprietario del valore che rappresentano quei token. E quindi è ovvio che lo smart contract ha delle funzioni di trasferimento che sono soltanto funzioni disponibili per l'owner, quindi per quello che ha l'indirizzo che è stato passato nel costruttore. Stessa cosa vale per l'accept ownership. Anche qui questa funzione può essere eseguita, quindi l'accettazione di diventare proprietario dello smart contract può essere eseguito soltanto da quell'utente che ha indirizzo new owner. È ovvio, se io ti passo il mio smart contract e tu hai l'indirizzo 2, ok, tu sei solo tu che hai l'indirizzo 2 che puoi rispondermi dicendomi ok, io accetto la ownership, non uno che ha l'indirizzo 3, ok? Quindi in questo caso non è l'only owner che è in grado di eseguire l'accept ownership, ma è l'indirizzo che è stato indicato nella funzione di trasferimento, che è il new owner, ok? Quindi ditemi se sono chiare queste cose, magari i programmatori riescono ad entrare un po' più nel merito, gli altri non so se sto parlando in latino o in greco antico, però ditemi se è chiaro. Io spero di riuscire anche a far passare questi concetti più a livello teorico che a livello di programmazione. Quindi il concetto è che l'ownership passa da un utente all'altro grazie a questo concetto di che ognuno ha un suo wallet, che ognuno ha un suo indirizzo, e tutto questo trasferimento di dati avviene grazie alla conoscenza degli indirizzi. Senza questi indirizzi non si fa assolutamente nulla. Poi tu hai quell'indirizzo e possiedi quell'indirizzo attraverso MetaMask, e è tuo perché tu hai la chiave privata di quell'indirizzo. Quindi diciamo che la sicurezza intrinseca di uno smart contract è dato da questo sistema, ecosistema di indirizzi, chiave privata e chiave pubblica, e questo concetto che gli smart contract transitano sempre attraverso questi indirizzi. Ok, quindi se noi continuiamo e vediamo che l'accettazione dell'ownership va a sostituire il new owner, l'address, con il nuovo address che è stato passato in precedenza. Questo modificatore che si chiama payable, che significato ha? Significa che essenzialmente quando tu fai un trasferimento di ownership potresti anche passare degli Ether o dei BSC allo smart contract. Perché? Perché è vero che il token di suo è rappresentato da una serie, cioè lo smart contract dei token di suo è rappresentato da un certo numero di token, che è quel supply max che poi andremo a vedere. Però anche è vero che se io ti do un token, può anche essere che tu me lo paghi questo token, e quindi ci devono essere delle funzioni nello smart contract che sono definite payable, e questo vuol dire che io posso trasferire degli Ether sul wallet che ad esempio mi ha dato un token, grazie al fatto che quella funzione di trasferimento è pagabile. E a quel punto, quando io do un token, potrei ricevere dall'utente che riceve il token un pagamento, ok?
Quindi questo è un altro tema molto importante, soprattutto negli NFT, che noi non li faremo, però se io compro un NFT e diciamo l'owner dell'NFT mi vende il suo NFT, io vengo pagato da chi me lo compra grazie a una funzione che è descritta come payable, funzione pagabile. Nel caso del trasferimento di ownership, ancora di più, io trasferisco tutto un token, tutto lo smart contract di un token, è abbastanza ovvio che potrei richiedere un pagamento per questa operazione. Ok, qui entriamo diciamo nel contratto vero e proprio. Quando io inizio a descrivere il contratto e non più l'interfaccia, fino adesso abbiamo visto alcune funzionalità che erano funzionalità di interfaccia. Abbiamo visto il contratto di ONED, che è il contratto che definiva le funzionalità accessibili all'owner o al new owner. E adesso iniziamo invece a vedere il contratto vero e proprio, dove sono descritte le funzionalità standardizzate nel protocollo ERC20 Interface, che è quello che abbiamo visto sopra, quindi che è quello che abbiamo visto qua. Quindi queste funzioni qua. Quindi qui sono descritte e qui invece sotto sono implementate. All'interno del contratto ovviamente inizierò a avere dei metodi, delle proprietà del contratto stesso. In particolare qui vediamo che si dichiara l'uso della libreria SafeNet. Abbiamo poi delle stringhe che hanno una visibilità pubblica, in particolare la stringa symbol, la string name, e poi invece il numero di decimali, che è definito come uint8, quindi stringa stringa è uint8. Poi abbiamo anche un uint che è invece total supply. Differenza tra uint8 e uint normale, i programmatori la conoscono, comunque diciamo è la profondità dell'integer. Quindi questo è un integer che serve per descrivere i decimali, quindi ha una profondità più piccola, questo invece ha una profondità più grande. È un po' come un double o un long rispetto a un integer in C. C'è poi quest'altra nuova funzione che si chiama mapping, che è una funzione quasi paragonabile a una funzione array, a una funzione di lista, e essenzialmente associa gli address ai balance, oppure gli address a chi li detiene, essenzialmente, con queste logiche di mapping. Il concetto di mapping è importante perché poi io ad ogni balance, quindi il balance è quanto ha un utente di quel token, quindi io devo andare per ogni utente che diventa proprietario del token, che avrà quindi un suo address, a definire il suo balance. Quindi è una sorta di array a due dimensioni, da una parte hai l'address e dall'altra parte hai il balance. Stessa cosa sotto, chi è autorizzato e chi no a usare il token. A questo punto abbiamo il costruttore del token vero e proprio, dove nel costruttore del token vero e proprio abbiamo quelle variabili di cui avevamo parlato prima, che sono essenzialmente la variabile col nome del simbolo, la variabile con il nome del token, il numero di decimali del token stesso e la total supply moltiplicata per il numero di decimali. Queste variabili sono quelle che possono andare a caratterizzare il token. Tu tieni il codice così com'è e vuoi fare un altro token, semplicemente gli cambierai nome, gli cambierai simbolo e otterrai un nuovo token. Ovviamente potresti lasciarli uguali, avrai un token che si chiama uguale a quello di prima, solo che avrà un altro indirizzo. E questo è uno dei temi a cui stare molto attenti, che è proprio quello di quei token che sono fake e che hanno lo stesso nome di un token rinomato, ma in realtà sono su un indirizzo totalmente diverso.
Quindi è molto importante, quando uno decide di utilizzare un token, di andare a verificare bene qual è l'indirizzo di quel token, per essere sicuro di usare il token giusto. Se io voglio usare il token DAI, faccio un esempio, e ce n'è un altro che si chiama DAI anche lui, però ha un indirizzo diverso, vado lì, vado nella blockchain, e a quel punto cerco di capire quale dei due token è il token corretto, e sarà probabilmente quello con più transazioni, quello con più movimenti, e non quello farlocco che qualche hacker ha messo lì per far abboccare qualche diciamo programmatore alle prime armi, o comunque qualche utente generico che non è in grado di entrare così in profondità del discorso. Vai Dino. Queste prime due righe, quindi la 124, la 125 ed eventualmente anche i decimali, sono le uniche due righe che finora hai cambiato su 128 che abbiamo visto finora, o sbaglio? Esatto, esattamente sì, non ho toccato nient'altro. Potrei toccare anche il total supply, che è il numero massimo di token che lo smart contract di questo token gestirà. Ed eventualmente i decimali. Esatto, i decimali eventualmente, sì, assolutamente. Sì, quindi qua si capisce la potenza di questo formato. Addirittura io qui ho deciso di farvi vedere un po' di codice, ma ci sono alcuni token ERC20 che semplicemente richiamano una libreria, e dopo tu avrai soltanto da settare nel costruttore questi tre dati per produrre il token. Quindi, cioè, questo vale anche per gli NFT e per tutto ciò che è standardizzato con dei codici standard di smart contract molto diffusi. Poi, ripeto, è sempre meglio vedere e capire cosa fanno questi token e questi oggetti, per non incorrere in errori e in misunderstanding rispetto a quello che si sta facendo. Quindi ecco, la cosa interessante cos'è? Che anche qua c'è il costruttore, le associazioni dei vari parametri, e poi alla fine, ecco, qua si vede una cosa interessante. Vedete che c'è balances, owner, che è l'indirizzo, è uguale al total supply. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'inizio chi è proprietario di tutti i token? Il proprietario di tutti i token è chi ha fatto il deploy dello smart contract, e quindi si troverà sul suo wallet tutta la supply di quello smart contract e di quel token, e potrà iniziare a distribuirli agli utenti che vorrà, che hanno un indirizzo su un wallet MetaMask in questo caso, ma anche su altri wallet, basta che siano conformi allo standard ERC20. Altra cosa interessante è che quando finisce la costruzione del token, io avrò questo emit, transfer, address, owner e total supply. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente io qui andrò a vedere che la prima operazione che viene fatta una volta che il token è sulla blockchain, la prima operazione che è stata eseguita è appunto quella di trasferimento, e io avrò un emit, quindi un debug di questa operazione, che è quella di mettere tutta la total supply sull'owner. Qui abbiamo le varie funzioni, abbiamo la funzione total supply, e dove essenzialmente io qui posso andare a vedere, che è una funzione che ritorna questo uint, e l'uint che viene ritornato è appunto la total supply. Ho poi quest'altra funzione che è il balance off, dove ho l'address del token owner, che a questo punto non è detto che è l'owner dello smart contract, ma è il token owner, quindi può essere uno qualsiasi di quegli utenti che praticamente hanno ricevuto i token, che può verificare qual è il suo la sua quantità di token che ha a disposizione. Questa è una funzionalità che chiunque può utilizzare, cioè se io ho 10 utenti, indirizzo da 1 a 10 per semplificare, e io cambio nel balance off questo indirizzo da 1 a 10,
io so ognuno degli utenti quanti token ha a disposizione. È assolutamente trasparente questa informazione. Gli smart contract sono assolutamente trasparenti perché tutti i dati sono scritti nella blockchain e sono assolutamente visibili e tracciabili in tutti i movimenti. Quindi diciamo che la blockchain ha, non è vero che la blockchain è un qualcosa che nasconde il passaggio di valuta digitale all'interno della blockchain stessa, ma quello che tu non hai è la corrispondenza tra questi address e la persona fisica, ma una volta che tu hai questa corrispondenza sei in grado anche di capire che cosa ha fatto Mario Rossi, a chi ha mandato i suoi Ethereum, e poi l'amico di Mario Rossi che li ha ricevuti, sai che li ha mandati ad altri utenti noti, eccetera, eccetera. Ed è tutto assolutamente tracciabile in tempo reale sulla blockchain. C'è poi la funzione transfer, che appunto ha come proprietà l'address, quindi io che sono l'utente che sta usando lo smart contract, dico di trasferire a un address, che sarà l'address del mio amico che deve ricevere questi token, e gli dico anche che quantità di token deve trasferire, che ovviamente devono essere di mia proprietà questi token, non possono essere di meno. Una volta che viene effettuato questo trasferimento, ho sempre questo emit che mi dice guarda che il trasferimento è avvenuto, è andato a buon fine. La funzione ritorna una bool in caso di successo o in caso di non successo dell'operazione. Le operazioni possono non aver successo per una serie di motivi, tra cui non ho token a sufficienza da trasferire, oppure non ho usato gas fee a sufficienza per consentire allo smart contract di lavorare. Poi queste cose le andremo a vedere poi dopo quando faremo il deployment e faremo i primi trasferimenti. Abbiamo quasi finito, perché poi abbiamo la funzione di approve che, come dicevo, ci consente di andare a definire che l'utente approva la possibilità che uno smart contract utilizzi o meno questo token. E anche questa cosa è importante per quando io decido poi di usare i miei token per farci qualche cosa. Posso andare su un liquidity provider, posso usare per fare governance di un progetto, questi token, posso usarli per mille cose, però devo approvare questo utilizzo. In questo caso ho anche una funzione che mi può fare il trasferimento da un address ad un altro address. E qui, onestamente, io non ho ben capito, diciamo, chi la può usare questa funzione, anche perché secondo me questa funzione può usare soltanto un proprietario del token, anche se qui però non c'è il modifier che mi dice guarda usalo, lo può usare solo il proprietario. Questa cosa mi è un po' mi è poco chiara, perché in teoria è sempre l'utente che sta interagendo con lo smart contract che passa l'address from. Quindi il fatto che sia esplicitato rispetto all'altra dove non è esplicitato è un po' un caso particolare. Questa cosa ad esempio non mi dà molta sicurezza, è un po' da capire quando succede questa cosa. Ok, e qui abbiamo altri metodi sempre legati al tema dell'approve, e legati a quella funzione di borrow che dicevamo prima per delle peculiarità di passaggio di token necessari in alcuni progetti specifici. Ok, avete qualche domanda dopo questo spiegone abbastanza? Se no procediamo a mostrarvi come si fa la compilazione. Vai Dino. Cos'è in fondo Don't Accept Ether? E questo è sul tema della fallback. È praticamente, prima avevamo visto il discorso come si dice, del payable, no? In realtà un token ERC20 non lo scambi con degli Ether direttamente, ma lo scambi
scambiandolo con un altro token attraverso i meccanismi del liquidity provider. Quindi sono state implementate logiche di, diciamo, se tu cerchi di mandargli degli Ether, lui ti dice guarda che non li accetto, perché non è così che devi usarlo con questo token, con questo standard fondamentalmente. Ok, grazie. Vediamolo pure funzionare, che sono adesso intrigatissimo. Ok, va bene. Allora, alla fine, diciamo, della scrittura del token e della customizzazione di quei tre parametri che abbiamo visto prima, a questo punto io posso andare, prima di tutto, a selezionare, come dicevo prima, qual è il token che io voglio compilare. Il nome del token corrisponde a quello che ho editato. A questo punto io posso fare il compiling di questo token. Ha già finito la compilazione e io posso andare a questo punto a fare il deploy del token. Qui dobbiamo spendere qualche parola in più. Anche qui devo scegliere qual è il contratto di cui fare il deployment, però qui io inizio a entrare nel merito, diciamo, di dove vado a fare questo deployment. Questo tool mette a disposizione diverse opzioni. Noi ne valutiamo due in particolare. C'è questo JavaScript Virtual Machine London o Berlin, e poi c'è l'Eject Web 3. Allora, questo JavaScript VM London è praticamente una diciamo blockchain fake che può essere usata localmente sulla macchina per provare gli smart contract senza nemmeno andare sulla testnet. Ci sono diversi tool che ti mettono a disposizione questo tipo di logica, quindi tu hai una sorta di simulazione di una blockchain locale. Quando fai il deployment di questa chain, su questa chain, lui ti effettua il deployment e qui praticamente ti mette a disposizione, ecco adesso sto facendo la compilazione, il deployment su un certo numero di account fissi su cui tu hai già 100 Ether per ogni singolo account. Quindi diciamo che in questo caso abbiamo tentato di fare questo deployment qua, probabilmente non è installata correttamente, guardiamo se la Berlin va. La Berlin mi piace già di più. Ok, infatti sulla Berlin è andato, sul London no, vabbè. Ok, che cosa è successo? Quando io ho fatto il deploy, è successo che mi è uscita questa nuova riga, ok? Questa nuova riga è una riga che mi dice, benissimo, io ho fatto il deployment sulla rete, e me lo dice anche questa informazione di debug, ok? Ho fatto il deployment sulla, sulla blockchain, e l'indirizzo a cui è stato fatto il deployment è questo, quindi è questo indirizzo qua che vi copio localmente. In realtà questo non vi serve perché sono presente sulla mia macchina ed è praticamente l'indirizzo della Virtual Machine Berlin, ok? In questo caso, ad esempio, sulla Virtual Machine Berlin mi crea questa nuova interfaccia. E questa nuova interfaccia è l'interfaccia di interazione con il retro token. Questa è una cosa bellissima. Cosa vuol dire? Vuol dire che io qua adesso clicco e praticamente gli ho chiesto dimmi il total supply. Benissimo, il total supply sono questi. Questo è il numero di quanti token hai a disposizione. Ma il simbolo qual è? Il simbolo è RET. E l'owner chi è? L'owner è questo indirizzo 05B, eccetera, eccetera, eccetera. Questo indirizzo qua, che è l'owner dello smart contract, è esattamente questo qua che io ho selezionato quando io ho fatto il deploy dello smart contract. È tutto chiaro? Più o meno sì. Non mi è chiarissimo il primo passaggio che hai fatto, quindi nell'icona della compilazione. Quella col flag verde per intenderci. Qua la rifacciamo. Sì. Io qua faccio, allora, io qua semplicemente seleziono il contratto retro token retro BSC Sol. Io okay. Non ce l'ho quello, ho provato a seguire i tuoi passaggi, però se scendo vedo owned retro BSC Sol. Perché non hai il file retro BSC Sol salvato, l'hai salvato il file qua?
devi avercelo per forza. Ah, salva con nome? Devo sì, salvalo e dagli il nome. Devi trovartelo praticamente qua nella lista dei file dentro il contract. Dentro la directory contract, tu devi avere questo file con scritto ret_bsc.sol e quel file è quello che io, quando vado qua, praticamente, qua così, faccio la compilazione e compilo quello. Prova a vedere. Probabilmente cicco qualcosa o nel salvataggio o cose del genere, perché quello non lo vedo. Ma tu prova. Vedi fixed... Cosa? Forse vedi fixed supply token? Vedo anche fixed supply token. Ma perché non gli hai cambiato il nome? Io gli ho basta che cambi nome, esatto. Ah, ok. Che nome mettiamo? Io l'ho chiamato retro token. Dentro, allora, dove c'è contract, se tu scrivi retro token, poi rimane il nome retro token. Quindi in realtà non erano le uniche cose che avevo cambiato, queste tre qua, ma avevo cambiato anche il nome della classe per evitare di far confusione, siccome magari ne hai dentro di più. Quando lo compili, almeno compili quello giusto. Contract retro token. Non lo trovo, caspita, mi sono perso. Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Riga 108. Sì, riga 108, esatto, è questo. Ah, qualcosa che non va. Se vuoi condividere tu, Roberto, e ti do volentieri una mano a vedere cos'è il problema. Sapere come fare, aspetta. Fermo io la presentazione un attimo, lascio a te. Io ce l'ho a 124? No, 124 c'è simbolo uguale a ret. Ret? Sì, ma è sopra, è a 108, dove c'è scritto contract fixed token, cioè quello originale. Sì, sì, ho visto, è proprio quello. Basta cambiarlo e poi appare il nome. Esatto. Io 108 c'ho fixed supply by token. Sì, puoi cambiargli il nome. Puoi chiamarlo anche tu retro token anziché fixed supply quel che è. Ah, retro token. Sì. Sì, lo chiami Roby token, lo chiami quello che vuoi. Quello che vuoi, sì. Poi lo trovi lì nel compile. Punto per salvare, ma si salva un po' da solo da quello che ho visto. Fatto quello che mi sembrava anche a me. Poi vado nel compilatore, quindi qui se vado giù e cerco un contract, adesso va bene, ritorno a condividere il mio così puoi vedere ancora il mio. Aspetta che ti faccio guardo. Ok, qua avrai, dove c'è scritto contract, avrai le varie, i vari file, scegli retro token e poi fai compile. Aspetta che non mi trovo. Ok. No, non ho capito io. Cos'è che non è chiaro? Ah, contract, eccolo qua. Retro token, sì, sì, ho capito, adesso ho capito. E poi hai fatto publish su cosa? Sempre retro token. Cioè, dopo aver fatto compile, sei passato di là? Sono passato di qua. Ok. E qua, allora, adesso andiamo, torniamo un attimo all'environment. Environment, sì. Tu puoi scegliere JavaScript VM Berlin oppure Inject Web 3. Per adesso abbiamo provato sul VM Berlin. VM okay. Berlin puoi scegliere gli account che vedi qua, che sono, sì. Diciamo, di test. Sono indirizzi di test diversi. Tu scegli il primo e a questo punto qui hai gas limit, lo lasci a questo livello, ok? E poi fai il deploy, schiaccia deploy.
This contract may be abstract, not implement an abstract parents method completely or invoca... Selezionare il token ancora. Ah, ok. Ah, giusto che pirla. Deploy, adesso l'ha fatto, infatti mi ha dato flag verde. Okay. Scusa una Dai. Domanda, Roberto, io ho fatto compile, ma non so per quale motivo dopo che faccio compile sotto in contract mi cambia nome e mi esce approve and call fallback. Sì, perché è un altro, cioè quando fa il compile lui usa quello che tu gli hai detto, quindi retro token. Poi sì. Dopo lo cambia, lo rimette in ordine alfabetico, ma non è un problema. Ah, tanto l'hai ok, eseguito. Non è importante, sì, sì. Ok. No, no, tanto l'hai eseguito, sì. E quindi adesso, figo, mi sono arrivati fuori anche a me tutti i bottoncioni. Eccoci, hai visto? Però Gianno, adesso non posso mandarli a chiunque, perché questo qui l'ho fatto girare su una macchina mia locale, giusto? Locale, esatto, 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 esatto. E adesso facciamo lo step successivo. Comunque, ecco, vedrai che avrai l'owner, provate a cliccare quei tre tasti sotto, owner, e vedrai l'indirizzo, quello che tu hai scelto sopra quando hai fatto il deploy. Sì. Poi, se tu fai symbol, vedrai il symbol, il total symbol, supply, total supply, vedo la total supply. Esatto, avrai anche name, e vedrai che name ti esce la stringa retro token. Sì, o diversa perché io l'ho cambiata, per fare diverso in modo da poi mandarteli. Va benissimo. E poi, vedi, questi sono tutti metodi sì. Che puoi fare. E quelli in giallo sono, diciamo, delle funzionalità che vanno a generare, mentre i metodi verdi, o verdi, o, non so, è un blue. Verde, blu, verde, quello che è, ti ritornano delle variabili interne, ma non eseguono delle funzioni. Sono dei metodi che ti ritornano delle variabili di ambiente. Quelli sopra invece ti eseguono delle funzioni che cambiano il comportamento, cioè che eseguono delle funzioni come il trasferimento, l'approval, eccetera. Quindi la differenza tra le due colorazioni è quella. Quello sotto non esegue delle transazioni in blockchain, quello azzurro-verde legge soltanto dalla blockchain. La differenza è importante perché... Quelli arancio richiedono gas fee e spendi degli ether tutte le volte che li esegui. Ok? Ok. Mentre invece quello blu, tu puoi schiacciarlo anche 19.000 volte, name, ma non spendi neanche un ether. Perché di fatto non vanno a modificare la blockchain, la leggono soltanto. Questo è un altro tema molto importante. Quindi la differenza tra leggere la blockchain e scriverci sopra qualcosa che va a modificare di conseguenza quello che sta all'interno della blockchain. Ok? Figo. Benissimo, quindi complimenti a chi è riuscito a fare il deploy, avete fatto il primo deploy del primo vostro smart contract, che è anche un token. Clap, 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 applausi a tutti e via, andiamo avanti. Adesso l'avete fatto sulla macchina locale, quindi sulla VM Berlin. Uh-huh. In realtà quello che facciamo è iniziare a interagire con MetaMask. A questo punto io cosa faccio? Scelgo Inject Web 3, che è lo standard di interazione con MetaMask. Quando io seleziono Inject Web 3, vediamo se sono autorizzato, perché non me lo seleziona. Mi si è imballato. Aspetta, faccio un refresh. A voi ve lo fa? A me no. Mi è connesso al MetaMask. Anche a me si è connesso a MetaMask. Era connesso? Ok. Vado anch'io a vedere perché non me l'ha connesso. Ok, adesso me l'ha connesso anche a me. Sì, adesso me l'ha connesso anche a me. Ho fatto il refresh della pagina. Ok, quindi a questo punto qui troverai l'indirizzo che è disponibile in questo momento sul MetaMask. Ok? Dove? Allora, qui così, dove c'è account,
se tu vai a leggere questo indirizzo, vedrai che corrisponde a questo qua. Ce l'ho in bianco io. Come ce l'hai in bianco? È vuoto. Ma tu ce l'hai il MetaMask che sta girando? Sì, sì. Come custom network cosa ti scrive? Niente o qualcosa? Come? Sotto inject devi selezionare inject web 3 in environment. Sì, inject web 3. Non capisco perché non me lo seleziona adesso. Hai fatto approve quando MetaMask ti ha chiesto se poteva provare a fare qualcosa di bello? Sì, adesso qualunque cosa faccio, inject non me lo prende più. Vai anche tu a dire refresh come ha fatto Roberto. Sì, no, cioè purtroppo sì. Prova a fare un refresh della pagina. Facendo refresh della pagina. O è MetaMask che ha qualcosa che non va. Connesso account 1. Che rete devo scegliere? Non è che magari ho sbagliato la rete? Allora, se tu vai in MetaMask, guarda, sì. Ti faccio vedere il mio MetaMask, in alto tu puoi scegliere diverse reti. Sì, sì. Ok, io adesso l'ho messa su Smart Chain Testnet. Io forse non ce l'ho. Voi ce l'avete? Gli altri ce l'hanno? Io non ce l'ho. Neanche io. Ma io avevo messo Rinkeby. No, bisogna andare su Smart Chain Testnet perché poi faremo delle prove con un tool che gira sulla Smart Chain di Testnet e quindi bisogna aggiungere la Smart Chain di Testnet a MetaMask. Bisogna un attimo vedere come fare. Aggiungerete? Nome rete e mi dice nome rete però. No, ma aspetta un attimo, guardo qual è la procedura esatta perché non me la ricordo, l'ho fatta un sacco di tempo fa. Io ce l'ho su tutto ormai le reti. Aggiungere. C'è una show hide testnet che dovete aggiungere. C'è un show hide testnet che vi permette di vedere le reti di test. Magari chi ce l'ha sotto mano, vuoi condividere tu? Che così ti lascio la condivisione, Dino. Prova a condividere tu, intanto io cerco. Hai sentito, Dino? No. Allora, non mi lascia condividere, mi dice impossibile condividere, mi rompe un po' le scatole. Io sono uscito. Impossibile condividere il tuo schermo? Non disponi dell'autorizzazione per la registrazione dello schermo. Allora è Luca che ha fatto qualcosa dove sono io e basta, autorizzato, vabbè. Faccio vedere io. Allora, ho condiviso il link sulla chat. E qua spiega tutto il passaggio. MetaMask, passo 1. Ok. Bisogna andare in network e poi bisogna inserire dei parametri all'interno della network che sono questi per la Smart Chain Testnet, questi. Aspetta, fammi vedere. Allora, bisogna andare qua in network, entrare dentro e riempire questi parametri qua sulla destra con questi dati qua.
Adesso non si apre più neanche MetaMask, non lo so io. Devi aspettare un attimo, un po' di pazienza. Aggiungi rete. Nome rete, abbiamo detto. Chiamalo Smart Chain Testnet. Proprio in collo. Sì, ma guarda, vi ho messo il link dentro la chat. Ho messo il link. L'hai vista? Sì, l'ho trovata. Okay. E l'URL RPC bisogna metterlo tutto. Tutto, sì, sì. Anche URL RPC, anche RPC, no, HTTPS basta. Sì, HTTPS basta, sì. Poi cos'altro c'è? Il Chinese ID? Che sarà indicativo. Beh, dice che forse il simbolo è sbagliato, è TBNB invece che BNB. Possibile? Ah, perché quello di test? Testnet, forse sì, sì. TBNB magari sì, può darsi. BNB viene sì come simbolo. Back Explorer, optional. Come simbolo ha lasciato BNB, me ne farà una ragione. Sì. Io sto litigando invece per cercare di capire dove cavolo è finito. Ah, c'è in testnet, adesso ce l'ho. Ce l'hai adesso? Ce l'avete? Sì, anch'io confermo. Sì. Ok, perfetto. Ma e in Remix come selezioni che tu vuoi deployare sulla testnet? E non devi selezionarlo perché te lo autocambia lui. Ah. Qua in alto, se tu selezioni, vedrai che di là ti cambia. Adesso ci dovrebbe essere scritto custom 97 se effettivamente va a finire sulla testnet. Vi torna? Non ho visto dov'è custom 97. È sotto Inject Web 3. Ah, sotto lì, ok. Aspetta che vado di là a vedere. Figo, è vero, custom 97. Visto? Quindi yes. se tu metti un'altra rete, vedrai che ti cambierà anche quello. Adesso io l'ho messo sulla Ethereum vera. È vero, o sulla Binance Smart Chain va a 56, è vero. Esatto, quindi noi siamo sulla Smart Chain Testnet. Figo. Ok? Ci siamo? Sì. Siamo belli carichi? Che adesso si fa il deploy sulla rete giusta, ok? Clicchiamo quindi su deploy? Mago la maga magia? Sì, chiamatela un po' diverso magari. Sì, sì, già cambiati. Allora, io l'ho chiamato retro token, tu Dio avrai chiamato qualche cosa d'altro, e Riccardo o... No, fondi insufficienti! Eh no, vedi, quando si inizia a fare davvero, non è come prima che avevamo 100 ITER. Con i fondi insufficienti bisogna fare il faucet della BSC. Bisogna andare a cercare il faucet della BSC. Mi sembra che l'avevo già scritto nel gruppo. Allora, faucet chain link... Vi ricordate cos'è il faucet? Allora è quel posto dove ti regalano i soldi finti. E l'avevamo già visto la volta scorsa. Ok, mi ricordo. Tipo Monopoli. Io incrocio le dita perché a me non funziona di solito. Faucet BSC. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Ok. Allora, provate.
a questo indirizzo qua. Dovrebbe essere questo. Give me BNB. L'avete visto? Non riesco a leggerlo. Metto qua. Aspetta. Perché non va? In chat, l'ho messo in chat. Lo state usando? Sì. Me ne mando qualcuno anch'io, voilà. Quindi fai così, selezioni il tuo indirizzo, vai qua e fai give me BNB. Un BNB, via. Esageriamo. Ecco, 1.69 adesso ne ho. Quindi dovremmo averne un po'. Poi, chi è che è arrivato qua? Bordello. Avete svaligiato? Sono ricco! L'avete svaligiato. Vabbè, ok. Ci siamo? Vorremmo riprovare a fare il deploy? Dai, provate a fare il deploy adesso. Ricordatevi retro token o come avete chiamato il token e facciamo deploy a questo punto sulla custom 97 sull'indirizzo che avete selezionato. Ecco, una cosa interessante, non cambia solo se cambi la rete, ma cambia anche l'indirizzo se tu qua cambi l'indirizzo. Io qua ne ho 3, ad esempio, e quando cambio qua, il 2C2 corrisponde a questo, che è la mining account. Se io torno qua, mi dà 682, che è quello della principale. E qui ho il mio bel BNB. Ovviamente state sulla rete che avete usato con la Fastnet per avere i soldi per poter poi fare deploy. Okay, fatto. Però adesso dobbiamo aggiungere il nostro token, perché MetaMask non ce lo trova. Esattamente, esattamente. Per aggiungere il vostro token, adesso faccio anch'io il deploy. Ok. Qui ovviamente devi dar conferma a tutte le varie richieste. Lui adesso facendo mumble. Ok, me l'ha creato. Stessa cosa che avevamo sull'altro. E qui ho l'indirizzo. Io per vederlo praticamente devo cliccare qua, copy, tornare in MetaMask, fare praticamente... Non ho visto dove hai copiato l'indirizzo perché ero di là. Allora, io sono andato qua, al solito posto, qua c'è l'indirizzo, vedi che è un po' nascosto, qua fai copy, poi vai qui, vai fondo e fai import token, gli dai l'indirizzo del tuo token e lui quando tu gli inserisci l'indirizzo vedi che ti dice già RET e 18, ok? Add custom import token e a quel punto te lo troverai nella tua lista. Figo! Vedi? Funziona! Funziona! Quanto insufficienti io, nonostante non sono riuscito a capire come prendere Binance. Come non hai capito come prenderlo? Non l'ho preso, non lo so. Mi dice fondi insufficienti. Ma non ti è arrivato? Evidentemente no. Cioè, tu qua in Fawcett, questo qua, sei andato? Sì. Che indirizzo hai messo qua? Sei andato qua? Ah, sono più indietro, sai. Hai copiato questo? Aspetta. Ah, devo copiare quello lì, forse è quello che ho sbagliato. Sì, devi copiare questo e metterlo qui, così i soldi che ti arrivano sono quelli lì. Puoi fare give me BNB 1 e qua mi dice che me li ha già mandati e quindi... Ciupa, mi basta il mio uno per un po'. Questo, questa cosa, sei tu il 5AB0? Ciao, amo. Ok, l'ho ricevuto, dovrei averlo ricevuto. Ok, allora prova a rifare il deploy. Però mi dice che sono ancora a zero.
Ma devi aspettare che la blockchain finisca di fare tutti questi passi, perché non è in tempo reale, serve sempre qualche secondo. Quando l'hai ricevuto, vedrai che ti aumenta, va a 1. Sì, adesso arriva a 1, andato a 1. Perfetto, vedrai che appena è a 1. Riccardo, punto... stai seguendo anche tu? Che vedevo, ti vedevo bello carico anche a te, tutto bene? Io sì, ci sono, sono a posto, ce l'ho fatta. Benissimo, bene, bene, ottimo. Fantastico. Allora, Dino mi ha già girato il suo smart, il suo indirizzo dello smart contract. Quindi io vado e lo aggiungo, il suo. Guardiamo. Però mi dice che non c'è. Che non c'è. Ma te lo dobbiamo passare, non capite? Ah, perché non mi hai mandato nulla. Allora, adesso vi do l'indirizzo mio. Così mi provate a mandare qualcosa. Voi scrivetemi i vostri indirizzi. Dai, Dino, cos'è questo? L'indirizzo dello smart contract o l'indirizzo del tuo wallet? Quello è l'indirizzo del mio wallet. Ah, okay. Adesso ti mando l'indirizzo del mio smart contract. Perfetto. Allora, io inizio a mandarti al tuo indirizzo i miei RET. E tu mi dici se li ricevi. Allora, vado qui, faccio invia, metto l'indirizzo di Dino, faccio, gli devo dire quanti le voglio mandare, gliene mando a di sbrago, 1000 RET ti mando io, e poi non dir che non sono bravo. Ecco, 1000 RET. Posso vedere nelle attività quello che sta succedendo, mi dice meno 1000 RET. Io qua posso andare a vedere nella blockchain che cosa sta succedendo. Però devo importare il token e quindi l'indirizzo dello smart contract è quello che tu hai messo qua, 0xd finale 7? Aspetta che te lo dico subito, vado a vederlo direttamente. View Asset in Explorer, sto entrando dentro col testnet con il BSC scan che era l'Ether scan dell'altra volta, trovo il contratto, vedi decimali, rate, 1000 di supply, 2 address che sono il mio e il tuo che stanno negoziando questi token. Aspetta che ti giro, questo è l'indirizzo del mio smart contract. Perfetto, quindi adesso mi importo questo token. Esatto. No, non ce l'ho. Sì. Allora, io vi do il mio indirizzo. E infatti ho già 1000 RET, fio, sono figo. Visto che bravo, sono figo io che te l'ho mandati, no? Adesso sì, però se importi il mio di token, allora sì che adesso ti do il mio indirizzo e mandami il tuo. Io ti ho già mandato tutto e l'ho pubblicato in chat, smart contract di Dino. No, ti do il mio wallet. Ma io te l'ho già beccato. Ah, l'hai già avuto il mio wallet, ok. L'avevi allora scritto prima, o sbaglio? Ah, scusa, può darsi, un po'... Io mi sono perso, invece. Ah, Riccardo, tu hai chiamato RET anche tu la moneta. Mi sa che non ho fatto una cosa furba, sì. Ci sono troppi RET qua, si capisce. Invece ti è piaciuto il mio di token, come si chiama? C'è scritto RET anche sul tuo? No. Aspetta che lo prendo. No. Come symbol? Sì. A vedere. No, io ho messo un simbolo diverso che doveva fare un po' sorridere. Aspetta. No, io vedo solo RET qua, ne ho zero tra l'altro dei tuoi. Non so io che cazzo sto prendendo, scusa. Ah no, questo è quello di Codevilla, scusa, no. Bald. Cioè, adesso il mio token non è così svalutato, eh. Bald. Il mio è un token calvo. Bald, eccolo qua. Certo. Un diavolo per capello il mio token, eh. Sì, però non mi hai mandato ancora un ciuffolo di niente a me, oh. Come? Se te ne ho mandati 10, li hai persi? Sì, li ho già persi, ma guarda in attività se me l'hai mandati davvero, guarda che io non ce l'ho i tuoi bald, eh. Non ho più i miei 1000 RET, ma i tuoi bald io non ce li ho.
Facendo Mambassa, io vi sto craccando tutti. I tuoi 1000 RET sono al sicuro nel mio wallet. Allora, forse ho sbagliato wallet. No, ho regalato 10 bald rarissimi. Sì, sì. Aspetta, allora, Andrea Ottini, mandiamo anche a lui un po' di RET, giusto perché così invia i RET a Ottini. Aspetta, vai qua. Tacchete. Avanti, facciamo 34-34. Fammi rivedere che mi sono perso all'inizio, non ho ancora mandato niente a nessuno. Andrea Ottini, io ti ho mandato i RET. Baldi che mi dice che mi manda i Baldi, io qua non li vedo. Cioè, a meno che si è imballato tutto tra una cosa e l'altra. Ma il tuo indirizzo, Roberto, qual era? Era 0xd91? Aspetta, no, è questo, ve lo riscrivo, perché a me non mi manda niente nessuno, cioè. 0xffa, eccetera, fine 682. Allora, meno male che non ho inviato. Che casotto. Io c'ho i bald e i ret, però nessuno che me li ha mandati davvero. Poi chi altri è? Riccardo l'ha fatto, Dino ce l'ha? Solo Riccardo e Dino? Io non ho capito come si fa a inviare. Me lo devo mandare. Andrea, devi andare, allora, devi andare sui tuoi RET, cliccarci sopra e fare invia e mettere l'indirizzo in alto. Ok, se non li vedo vuol dire che ho sbagliato a fare il deploy, aspetta che lo rifaccio e torno. Quindi devi fare l'import del tuo smart contract se non li vedi lì nella tua lista. Io non ho fatto niente perché mi è caduta la rete e ho perso metà serata, comunque mi riguarderò la registrazione. Va bene, mi sono arrivati 666 bald. Adesso c'è proprio bald, 666? Sei un fortunello, bald. Sì, sì, sì. E poi c'ho anche dei 99, mi sono arrivati 10.000 RET da qualcuno anche. Sono i miei, credo. Vai, mitico. Sì. Vabbè, ma basta per capire chi me li ha mandati, basta che guardiamo la transazione. Allora, View Asset in Explorer. Questi qua sono stati trasferiti da... 0xeff4. Sì, sono io. Hai visto? Allora, grazie Riccardo. prego. Speriamo anche nella realtà che diventino tanti così. Però, caspita, vi ho fatto diventare tutti ricchi, ci avete un sacco di token. Sì, vengo. Sì. Ok, allora adesso che vi siete divertiti tutti a mandarvi a fare diciamo il deploy del token eccetera, l'ultimo tema, allora prima di tutto fermiamoci un secondo, cosa ne pensate di questa cosa? Vi è piaciuto? Vi siete divertiti? Un po' complicato, un po' macchinoso, però è fighissimo. Sì, bisogna prenderci la mano un attimo, ma insomma per me è valido, bello, ecco. Sì, è proprio bello questo mondo, perché poi dopo si assomiglia un po' tutto, nel senso che una volta che entrate in questo, diciamo, in questo meccanismo e capite un po' i principi che abbiamo, diciamo, introdotto tra la volta precedente e questa, poi sono principi base per qualsiasi smart contract, cioè è importante ricordarsi wallet, gli address del contract e tenere conto di appunto di come interagiscono tra di loro tutte queste componenti. Poi tutto sommato lo wallet MetaMask è molto semplice, intuitivo, molto flessibile anche nella sua semplicità. La cosa carina è se poi tu qua ci aggiungi degli NFT, mi sembra che nelle ultime versioni vedi addirittura la preview dell'immagine dell'NFT che effettivamente sei andato a condividere, acquistare o a vendere, acquistare in quel caso specifico. Qua vedete che ci sono i RET che alcuni mi hanno inviato e i miei che ho inviato io.
E poi qua avevo altre cose che mi ero fatto in precedenza, tipo questi MAMI e MAMI NFT, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi posso avere più token, posso sempre guardare con lo scan effettivamente tutta la genealogia del token. Se vado a vedere questo token che ha creato Dino, io posso vedere esattamente, eccolo qua, si è dato un grande affare Dino a passare tutti i suoi token. Quindi io qua ho i vari indirizzi a cui lui ha inviato i token e essenzialmente questo è il suo indirizzo da cui sono partiti i token. E qua io vedo il total supply di 1 milione di BALD e questo è il suo smart contract. È importantissimo saper usare il BSC scan oppure l'equivalente per Etherscan, perché così riesce a capire esattamente tutto quello che è successo. Ti dice quando è stato creato lo smart contract, 13 minuti fa, da che indirizzo 0, l'indirizzo 0 è quello di creazione, e poi dopo è stato immediatamente trasferiti dei token. Il TX è hash, TXN hash, è il nome della transizione sulla blockchain, quindi tu cliccando qua riesci a entrare proprio nel transaction hash che ti dice in quale parte della catena è stato scambiato, ti dice da chi, su che contract ha interagito, che token sono stati trasferiti e quanti token sono stati trasferiti. E qui c'è anche un valore in BNB se questi token avessero associato anche un valore al loro interno, un valore in BNB che è l'equivalente dell'Ether della blockchain di Binance essenzialmente. E questa è la transaction fee. Questo è il costo di transazione che è 0,27 dollari finti perché siamo sulla testnet. Ok, queste sono cose molto importanti da imparare a leggere, perché se voi poi sapete leggere bene questa parte, riuscite anche a evitare trabocchetti o capire se una vostra, operazione è andata a buon fine ed è andata esattamente dove vi aspettavate che andasse, essenzialmente. Tutto ovviamente con un timestamp molto chiaro e molto preciso. L'ultima cosa che volevo, se avete domande... se no continuo con l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Volevo verificare con te, con la Binance BSC scan, com'è che faccio a dirgli di cercare all'interno della testnet? No, testnet. Questo è l'indirizzo. Aspetta. Ah, perché non ho messo davanti testnet, quindi cercavo nella BSC scan normale, ho capito. Esatto, sì. No, anche ovviamente il BSC scan c'è per la testnet, perché ovviamente sono due reti completamente differenti. E nella ricerca bisogna mettere lo smart contract o il wallet? Ma puoi farli tutti e due, poi da uno ricavi l'altro. Se fai lo smart contract, prendi il codice, l'indirizzo dello smart contract, fai copy e lo metti qua in alto, CTRL V e te lo tieni, vedi? Qua ti dice questo è il token, quindi a lui ha fatto, guarda, ti ho già scoperto Dino, ti ho già scoperto, hai fatto anche il computer token CPV. No, è colpa mia. È colpa tua, l'hai mandato tu a lui. Ok, perfetto. La cosa bella è che quando tu guardi un indirizzo che è questo, vedi anche quali token stanno all'indirizzo. Quindi se hai più di uno associato, li vedi. Qui hai il contract creator, con l'indirizzo del contract creator, e ti dice anche in che hash, cioè in che TX hash è stato creato. Quindi tu lì vedi esattamente la blockchain, tutta la storia anche del token. Ok? Ok. Molto bella questa cosa, è una figata, vedi, contract creation, ti viene taggata e qua tu hai tutti i vari passaggi, transfer, con l'indirizzo, eccetera. Bien. Allora, la cosa carina è questa. Prima, però, c'è una cosa che volevo introdurvi. Voi sapete cos'è una liquidity pool? No. No.
Allora, facciamo così, vi faccio... ditemi se si sente l'audio di sto video. Sono 5-6 minuti. Cosa sono le liquidi pool? Le liquidi pool rappresentano... Si sente? Sì. Il cuore della tecnologia dietro all'ecosistema DeFi. Sono una parte essenziale dell'Automated Market Maker, AMM, Yield Farming, i protocolli per i prestiti, giusto per citare alcune delle aree di pertinenza della finanza decentralizzata. Una liquidity pool è in pratica un deposito di fondi bloccati in uno smart contract. Sono usati per permettere una serie di funzioni come il trading o i prestiti, rappresentano la colonna portante di tanti exchange decentralizzati. Prima di approfondire il meccanismo che sta dietro il liquidity pool e gli automated market maker, però, cerchiamo di capire qual è la loro funzione. A cosa serve la liquidity pool? Al momento esistono due tipi di DEX su Ethereum, vale a dire gli exchange di order book peer-to-peer come Radar Relay e gli exchange di liquidity pool come Bancor e Uniswap. Il metodo più usato per il trading dagli exchange di criptovalute è l'order book, che serve per far incontrare compratore e venditore e si affida a un sistema bid-ask. Nel trading order book, acquirenti e venditori fanno un ordine al prezzo che hanno scelto per un token, in cui i compratori fanno un ordine per l'acquisto e i venditori ne fanno uno per le vendite. Da un lato i compratori cercheranno di acquistare al prezzo più basso, i venditori cercheranno di vendere al più alto possibile. Perché avvenga lo scambio, entrambi devono trovare un accordo sul prezzo. Un meccanismo che incrocia domanda e offerta permette l'incontro tra l'ordine d'acquisto e il prezzo proposto, che va a buon fine quando il sistema trova una compatibilità. Nel trading di tipo order book ci sono di solito due tipi di trader: takers, cioè i trader che prendono il prezzo determinato dal meccanismo bid ask già stabilito nell'order book; market maker, cioè i trader che piazzano ordini a prezzi che non sono al momento disponibili sugli order book. Sono quelli che forniscono liquidità e permettono ai trader di scambiare senza aspettare. Sette più. Nel mercato e per le valute per le quali c'è molta domanda e liquidità, potrebbe non essere la scelta migliore per i token che hanno scarsa liquidità per via degli interessi o dei volumi bassi. Questi token sono difficili da piazzare nella compravendita, ma soprattutto sono soggetti a forti oscillazioni nei prezzi per via del numero imponente di transazioni individuali. Di conseguenza, ci sono meno probabilità che siano adottati i token caratterizzati da alta volatilità e scambi inefficaci. Nella DeFi, la dipendenza eccessiva da market maker esterni può portare a transazioni troppo lente e costose. È qui che entrano in gioco gli Automated Market Maker, AMM, e le Liquidity Pool. AMM hanno cambiato le regole del gioco, visto che non hanno bisogno di order book. Al loro posto, usano gli smart contract per formare le Liquidity Pool che automaticamente effettuano gli scambi in base ai parametri predefiniti. Le Liquidity Pool quindi permettono di prescindere dalla quantità effettiva di token per effettuare gli scambi e assicurano costante liquidità a livelli di prezzi diversi. Come funzionano le liquidity pool? Di base, una liquidity pool detiene due token e crea un mercato per una specifica coppia di token su una DEX. Un esempio comune è la coppia DAI Ethereum. Il primo liquidity provider LP è quello che determina il prezzo iniziale dei due asset nella pool appena creata e aggiunge una quantità di token di pari valore. Per esempio, si può iniziare con $10 di DAI e $10 di Ethereum. A questo punto si può iniziare a scambiare la liquidità nella liquidity pool. L'acquirente, per comprare, non ha bisogno che sia presente un venditore in quel preciso momento, ma che ci sia liquidità nella pool. Questo significa anche che la liquidity pool permette ai trader di effettuare gli scambi di fondi in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il concetto di una pari fornitura di entrambi gli asset è lo stesso per tutti i fornitori di liquidità che vogliono fornire questa liquidità alla pool.
dato che chiunque può diventare fornitore di liquidità se possiede quel determinato asset richiesto dalla piattaforma scelta, gli AMM hanno reso il processo di intermediazione finanziaria, il market making, estremamente più accessibile. In cambio, chi ha messo a disposizione i propri fondi come fornitore di liquidità guadagna token speciali, detti LP, in proporzione alla quantità che ha condiviso rispetto alla liquidità complessiva. Ogni volta che avviene uno scambio, una commissione sulle transazioni viene distribuita tra tutti i liquidity provider. Se un fornitore di liquidità decide di riprendere la propria liquidità e le fee maturate, dovrà bruciare il token LP in suo possesso. Il rapporto tra i token e la liquidity pool determina il prezzo degli asset. Quindi se per esempio si acquista un DAI dalla pool che si accoppia DAI Ethereum, la disponibilità DAI diminuisce, mentre la disponibilità di Ethereum aumenta in maniera proporzionale. Questo si riflette sull'aumento del prezzo di DAI e la diminuzione del prezzo di Ethereum. È importante sottolineare che le pool più grandi permettono ai trader più grossi di operare senza determinare grosse oscillazioni dei prezzi, cioè diminuisce l'incidenza dello spostamento dei prezzi, noto come slippage, cosa che garantisce una migliore operazione di trading. Quando si usano le liquidity pool, uno dei principali protocolli DeFi usato per scambiare criptovalute e che si basa sulla forma più essenziale di liquidity pool è Uniswap, un exchange decentralizzato di token Ethereum e ERC20 che carica una commissione sul trading dello 0,3% su tutte le sue pool. Ma sono numerosi i DEX che fanno affinamento al principio base delle pool di liquidità, ma si differenziano tra loro per alcuni elementi in concreto, come Bankers, SushiSwap, Curve e Balancer. Dopo aver compreso che l'idea alla base degli automated market maker non funziona altrettanto bene con le stablecoin o i token wrapped, cioè il cui valore è ancorato a quello del token originale, Curve, che è una liquidity pool di scambio attiva su Ethereum, ha sviluppato un algoritmo in parte diverso e in grado di garantire fee e slippage più bassi. Anche Balancer gestisce le liquidity pool in un modo diverso, consentendo la disponibilità fino a 8 token nella stessa pool, a differenza della solita coppia di asset. Le liquidity pool possono essere usate in molti modi diversi. Tra i principali c'è il liquidity mining o yield farming, attraverso il quale i fornitori sono incentivati a fornire liquidità ad alcune pool con token extra. Rischi e vantaggi delle liquidity pool. Se comparate con il tradizionale modello order book, le liquidity pool presentano 4 vantaggi essenziali. Assicurano liquidità costante a qualsiasi livello di prezzo. L'attribuzione automatica dei prezzi permette un'intermediazione finanziaria passiva. Chiunque può fornire liquidità se possiede l'asset giusto in base alla piattaforma scelta. Riduce lo scollamento tra le transazioni e le commissioni sui consumi elettrici più bassi. Va detto però che l'uso delle pool di liquidità non è privo di rischi. Perdite temporanee, bug negli smart contract, rischi sistemici e manomissioni delle pool da parte degli hacker sono solo alcuni dei problemi, ma ne parleremo in seguito. In breve, le liquidity pool si sostituiscono agli order book centralizzati e assicurano la liquidità costante. Allo stesso tempo riducono in maniera sostanziale la dipendenza da intermediari finanziari esterni, i market maker, per fornire liquidità costante ai DEX. Se vi è piaciuto il video, metteteci un like e iscrivetevi così da non perdere i nuovi episodi. Bene, ecco, essenzialmente questa è un po' la descrizione di che cos'è un liquidity pool. Spero che sia chiaro. Se avete domande, io ho preso questo video perché è molto elementare nella spiegazione, molto semplice, e spero che i concetti siano passati. Il concetto fondamentale è il passaggio appunto dall'order book classico di trading che avviene anche nelle borse tradizionali al concetto di automatic market maker che viene gestito appunto dallo smart contract. Quindi di fatto una liquidity pool nella DEX è uno smart contract. Io in particolare, per mostrarvi come si scambiano i token ERC20, ho identificato la versione Tesla di PancakeSwap, che è un progetto di liquidity pool molto famoso, dove essenzialmente
tu hai due opzioni in questo smart contract, in questo progetto PancakeSwap. Uno è quello di swap, dove tu puoi selezionare quali sono le currency che vuoi scambiare tra di loro. Quindi essenzialmente, se tu metti il tuo token, che può essere DAI, come dicevamo prima, che è una stablecoin, e il tuo token ETH, qui puoi scambiarli l'uno con l'altro. Ma per far sì che questa cosa avvenga, ovviamente deve esserci qualche utente che ha messo a disposizione nella pool delle liquidità di proprietà che possono essere cedute a fronte di un corrispettivo opposto a quello che uno ha a disposizione, in modo tale da trasformare il token in un'altra moneta attraverso questo concetto di liquidity pool. Quindi io, quando vado qui, posso selezionare il token e questo token posso poi swapparlo con un altro token. La cosa che io posso fare è aggiungere liquidità e quindi andare a costruire delle pool di liquidità. Quello che noi adesso andremo a fare è prendere il nostro token, inserirlo in PancakeSwap testnet e fare una pool di liquidità tra il nostro token e BNB essenzialmente. Questo è il link che bisogna utilizzare. Che non riesco a copiarlo. Mi sentite ancora? Sì. Yes. Sì. Non riesco a capire perché non riesco a copiarlo. Comunque ve lo scrivo a mano. Forse perché non sono in modalità presentazione. / /pancakeswap-testnet.net. Ti hanno anticipato, mi sa. Perfetto, grazie Riccardo, perfetto. Abbiamo già usato. Sempre operativo. Ok. Benissimo, quindi a questo punto siamo all'interno del PancakeSwap testnet. Come dicevamo prima, abbiamo la possibilità di inserire della nostra liquidità, quindi io qua vado ed inserisco BNB, posso metterci 0.5 BNB e poi posso decidere di inserire, allora, prima di tutto, aspettate un attimo che qua ho fatto un errore, sono entrato con Edge che non è collegato al mio wallet, un attimo che entro di là, che giustamente... Ok, vedete ancora? Sì. Ok. Connect. Già schiacciare il tasto connect, digli che si usa Netmask. A questo punto ha trovato il mio indirizzo, ok, e si è collegato al mio indirizzo. Qui sta facendo un loading, probabilmente trova qualcosa che ho già fatto nei giorni precedenti. Posso comunque fare una nuova pool. Qua io posso inserire Binance 0.5 di BNB e qua posso dirgli, non so, mettimi, collegami a RET, no? Quindi mettimi i RET che io voglio associare a 0.5 BNB. Io gli dico al sistema, benissimo, già lui mi fa questa proposta, mi dice 9.800 RET per 0.5 BNB. A questo punto io faccio la supply, quindi creo la mia pool, confermo, ecco, questo qua è il famoso approve che avevamo visto nello smart contract per i token, ok? E a questo punto io ho creato la mia pool dove da una parte il RET e dall'altra parte ho il BNB, essenzialmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado qua, a questo punto, e gli dico dammi dei RET, facciamo da RET,
BNB. Io qua posso dirgli quanti RET gli do, vediamo che scrivo 10, e lui mi dice benissimo, per 10 RET io ti do 0.00050.83.77 BNB. Posso aumentare. Ok. Poi diciamo che quella pool che abbiamo creato è una pool un po' sbilanciata. Se io esagero troppo a inserire RET, poi dopo mi si sbilancia la pool. Però quando io effettuo questo swap, praticamente i RET che io metto all'interno per fare lo swap, quindi io sto chiedendo di prendere 100 RET e di darmi i BNB, e i BNB che mi verranno dati sono 0.005. guardiamo qua attualmente qual è la mia situazione, è 1.1783. se io faccio lo swap, confermo, 0.1783 erano. Guardiamo l'attività in corso, swap, vedete 1.1818 BNB. Avete visto? Pronto? Ho visto, sì. Però io non riesco ad avere i BALD. Neanche l'import anche qua, quando vai in liquidity devi fare l'import. Ah, ok, ho capito, me l'ero perso. Prova. Qua import, select token, e qua gli puoi mettere l'indirizzo o il nome. Tino, il prossimo muletto te lo pago in rap. Oh, dipende da quanto gli valuti in liquidity, vai in PancakeSwap, li metti dentro degli Ethereum, va bene uguale, non è un problema. Tutto va bene. Allora, però immaginatevi questo. Io adesso qua ho fatto un passaggio veloce, visto anche l'orario, ma serviva un giorno intero solo per spiegare bene questa cosa e vedere come è fatto lo smart contract di PancakeSwap o di altri liquidity pool open. Però il concetto era che una volta, se tu volevi fare un'operazione di questo genere, dovevi scrivere al proprietario, cioè alla società SEFI, e gli dovevi chiedere di mettere il tuo token insieme a una quantità importante di risorse di controvalore e di mettertelo nella CFI e di fare in modo. Caduto? È caduto. L'hanno buttato giù. È scaduto il tempo. Secondo me ha fatto un business incredibile con quel click. Eccolo qua. Non ti sentiamo. Mi sentite ora? Yes. Sì, scusatemi, ma sono caduto. No, dicevo che noi abbiamo liquidato molto rapidamente questo concetto dell'exchange, eccetera. Però la grande novità di questi liquidity provider con il market maker è che di fatto tu, per negoziare un tuo token, hai semplicemente la necessità di crearti una liquidity pool fatta da un controvalore in denaro e il tuo token, ok? Prima, per fare un'operazione di questo genere, dovevi metterti d'accordo con una, diciamo, Coinbase, Binance o un'altra CFI, e fare una negoziazione per far sì che il tuo token fosse tra quelli quotati all'interno del loro listino. Così non c'è più questa esigenza, perché di fatto diventa tutto molto più democratico e tutto visibile direttamente dalla blockchain. Quindi questo concetto che noi abbiamo messo dei BNP su quel token e abbiamo creato una liquidità su quel token, vuol dire che io prendo 50 token, dico che ogni token vale un euro, faccio un esempio, e metto come contropartita 50 euro di liquidità in un'altra moneta che è già valorizzata. A quel punto io posso scambiare le monete
attraverso una liquidity pool, come avete visto in questo piccolo esempio che vi ho fatto vedere. Questo è giusto una intro di questo tema, però mi sembra che sia un altro concetto molto interessante, molto importante, che può dare, diciamo, più chiarezza a quello che sta succedendo nel mondo della DeFi. Vai, Dino. Come faccio a mandarti il link alla mia liquidity pool che ho appena fatto? Qual è la tua liquidity pool? Ce l'ho qua. Però non so com'è che faccio a darti il link. Allora, in teoria, se io vado qua sopra, siccome è centralizzato, sai che non lo so? Hai fatto una bella domanda. Dammi l'import, guardiamo se riesco con l'import a tirar dentro il tuo token qua sopra. Il BALD? Qual era l'indirizzo del BALD? Eccolo qua in chat, 0xc62f, te lo rimetto come ultimo. Sì, perché uscendo me lo sono perso, guardiamo se riesco a metterlo dentro. Eccolo qua, BALD, lo vedo, add, ok, l'ho aggiunto, guardiamo se me lo vede quando faccio lo swap. Select, BALD, però non me lo fa vedere, aspetta, qua, BALD, add. BALD in BNB. BNB. No, però io non ce l'ho. Ah sì, ce l'ho i BALD nel 666. Diciamo che io ti do i BNB e tu mi dai i BALD. A questo punto io ti do 0.3. Quanto cacchio valgono i tuoi BALD, scusa? Vabbè, cioè non è un token di merda, cioè qua... Non riesco a trovare un valore che ha senso. Oh là, hai visto che ce l'hai fatta? Minchia! 0,3 BNB per 66 BALD. Eh sì, ho messo che 0,9 BNB valgono 90 BALD. Ok, vabbè, devo trovare il valore giusto. Alexa, stop! Se no mi frega tutti i BALD. 90, tuo estimate 89, però mi dice che non c'è abbastanza, ma non ce n'è abbastanza, io c'ho un BALD, c'ho un price impact to height 0.3 0.4, c'è questa cosa del price, ok, 0.6 me ne dai 5 o 4, sì. Dai, vabbè, swap anyway. Ok, va bene. Quindi adesso io mi sono comperato i suoi BALD, mortaccione di fame. Business! E quindi adesso io mi troverò qua i tuoi BALD, che mi sono comperato con i miei BNB. Dov'è? Figata. Dovrebbe arrivare. Secondo me non sono ancora arrivati. Guardiamo se sono arrivati. Attività. Swap, eccolo qua. Vediamo. Figo, no? Come discorso? Cavolo, sei figo. Volevo farvelo vedere perché mi è piaciuto troppo quando l'ho visto. Anche perché questo ti apre proprio lo swap tra token e una qualsiasi altra, qualsiasi altro token che è già valorizzato da qualche parte. Quindi se tu vuoi fare il retro token veramente per fare qualche forma di servizio, di finanziamento, di raccolta fondi, quello che vuoi sull'associazione, al netto di tutte le questioni legali, non voglio entrare nel merito, però questa cosa c'è il meccanismo per farlo. Ecco, secondo me è interessante arrivare qui. L'indirizzo che ti ho messo punta alla mia liquidity pool? Prova a vedere. Quale? L'ho messo in chat. Allora, aspetta che guardo se intanto mi sono arrivati quei BALD in più.
672, eccoli qua. Prima era 666, 672. Vabbè, stai già puntando in alto, eh. Sì, io sto scalando, sto scalando. Il problema è che ti sveni per i bald dopo. Dopo sì, andrò in rosso per i bald. Un token che è un diavolo per capello. Allora, adesso ti guardo. Però se tutti vendiamo i bald, li facciamo crollare di prezzo. Ah, sicuro, li vendiamo tutti. Allora, questa è una turbativa, cioè. Sì, poi bisognerebbe entrare un po' nel meccanismo. Sì, BNB, liquidity, esatto, sì. Vi saluto, vado a Nanna, grazie della serata, ciao. Siamo riusciti anche a vedere com'è l'indirizzo della pool. Esatto, esattamente, perfetto. Ciao. Vi siete divertiti, l'importante è quello, dai, io spero che... Esatto. Riccardo, sì, però sì. Dammi il link al tuo token. Il link al mio token vuoi? Riccardo Tonon. Ah, ok. Il tuo l'ho già messo, Riccardo Codevilla. Perfetto. Mi manca il token di Riccardo Tonon che aveva il nome diverso. No, il mio era Rett, anche il mio. Quindi... Ah, non era quello con PVTer token là? No. Era il mio. Di Andrea. Ah, Andrea Ottini, allora dammi please, che lo aggiungo subito al mio MetaMask, se no non li vedo e stanotte non dormo. bisogna vedere anche sul liquidity pool, così se abbiamo 1 miliardo di token diversi, si fa la sveglia a fare 15.000 token così però, No, perché io vorrei fornire una liquidità tra un bald ret e un CPV. E poi andiamo su Balancer, ce ne mettiamo 8 di token, che non vale un cacchio di niente, nessuno, no? Poi ci serve quello che fa il marketing a quel punto, perché dopo bisogna riuscire a piazzarli tutti questi token. È meglio trovare una ragazza carina, allora. Sicuro. Va bene, dai. Dovrebbe essere questo. Oh, figo. Tac, quindi MetaMask, import token. Questo è il token. CPV è il simbolo, giusto per adesso, giusto. CPV! Sì. Ho il CPV. No, non ho CPV. Perché ha il CPV? Perché? Ma gli avrò il CPV. Allora, aspetta, guardo che anch'io se me la non me ne ha mandati neanche a me, è uno spilorto. Allora no, allora ho sbagliato, ne ho mandati 1000 a tutti. Ma se a me così. Io non li ho ricevuti, i CPV. E allora chi li ho mandati? Non lo so. A me sì, li hai mandati. Allora, ti ridò il mio indirizzo, adesso mandameli giusti, dai, da bravo, su. Che caspita, non è che posso andare a dormire senza i CPV. Io ce ne ho un po' di meno, quindi qualcuno li ho mandati, non so chi, ma adesso andiamo a vedere. È sicuro li hai mandati. Ok, guardiamo se mi arrivano i CPV adesso. Anch'io adesso, cioè non è che sono l'unico pirla che non c'ha i CPV stasera, che cacchio. Te ne mando uno io. Uno l'ho mandato. Oh, siete spilorcissimi proprio. Roberto te l'ho mandato. Vai. Vediamo se arriva. Oh, c'hai il CPV! Cioè, io ce li ho, e te no, Dino, niente. Adesso piango! Ah, ne ho 0 anche io, dai, siamo in compagnia. Sono Riccardo, sono arrivato. Ce li hai? Vai, Dino, guarda quanti ne hai. Più altri 1000 che ti ho appena mandato io. Hola! Adesso si ragiona. Come CPV, sempre 0. Io ne ho, adesso ne ho 999. Cioè addirittura. A chi l'ho mandato? Vacca porca, ho investito in CPV e adesso sta andampando. Oh, 1000 CPV! Bella! Grandissimo! Oh, figo. Adesso faccio una liquidity pool con i CPV e i RET. Qua bisogna capire le logiche che stanno dietro a ste liquidity pure, perché ci facciamo un male terribile.
Non l'ho ancora capito. Però è figo. Ma non ti arriva. Dino, quanti ne hai adesso? 1000 CPV. Ma io ne ho malattia. Zero. Ma come mille? Io te l'ho appena mandato, Riccardo. 1001, è arrivato anche il 1001esimo. Sì, eccolo. Io sono sempre di zero, eh. Ah, Roberto. CPV. E i balli invece ce li hai. Io indirizzo l'ho messo. Ne ho. Bene. Ne avete più voi di me ormai. Sì, ormai. Guarda, basta, ti conviene fondare un nuovo token e cambiare la ownership. Ah, eccoli, sono arrivati. Grande, grande. Grazie. No, poi è troppo bello quando ci hai fatto vedere come andare a vedere le transazioni su BSC Scan. Quello mi è piaciuto un sacco. Sì, comunque, se vuoi fare anche prima, se vuoi vedere i mille CPV, vai qua dove ci sono i tre puntini e fai View Asset in Explorer e lui in automatico ti cerca tutto, cioè ti sceglie, perché comunque quando abbiamo configurato il MetaMask gli avevamo detto qual era l'Etherscan da usare, che è il testnet BSC scan, quindi lui punta in automatico lì, l'indirizzo del token ce l'ha e quindi ti genera in automatico il link che hai, vedi qua. Molto figo. Basta che tu vai qua e fai così. Ho visto. Qua il bald piuttosto che l'altro. Oh ragazzi, è stata una serata molto proficua. Adesso che ho un wallet così ricco. Adesso cerchi di piazzare in giro. Spammi un po', no, perché noi abbiamo i CPV e i bald che sono un investimento. Quasi quasi gli mando qualche balda a Vitalik a vedere se mi rende degli ETH in cambio. Potrebbe, gli dici che è una cosa nuovissima, mai pensato prima d'ora. È una IGO che ho riservato solo per lui perché mi è simpatico. Esatto. Vabbò, dai ragazzi, sono contento che vi siate divertiti, mi sono divertito tanto anch'io, grazie, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e alla prossima, insomma, adesso... È stato fighissimo, grazie Roberto. Dai, bene, sono contento. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Buonanotte, ciao. Buonanotte.